Prego. Buonasera, ben trovati. Io desidero innanzitutto ringraziare il professor Nicolai Del Corno dell'invito a questa lezione. Come sapete bene, ai fratelli maggiori non si può dire di no, quindi io ho accettato con piacere. Anche se il titolo della mia lezione è in generale su alcune recenti dell'Europa, questa sera ci soffermeremo in particolare su due recenti dell'Europa. Due recenti dell'Europa che ho selezionato per le caratteristiche differenti che le connotano. La prima idea d'Europa, o meglio, la pluralità di idee d'Europa che connota il primo autore, dipende dal fatto che quest'autore ha un approccio eminentemente culturale. Il secondo autore invece che considereremo è un eminente sociologo che quindi considera il problema europeo da una prospettiva più direttamente politologica. Il primo autore che ci troviamo a considerare è George Steiner. George Steiner, professore di inglese e di letteratura comparata a Oxford, di origine ebraica, famiglia, genitori austriaci, e uno dei più significativi esponenti della cultura mitteleuropea e della, potremmo dire così, cultura europea a tutto tondo. L'altro autore, che tra poche slides analizzeremo, è Ulrich Beck, professore di sociologia alla London School of Economics, che è uno dei principali interpreti del processo di globalizzazione. Per quanto riguarda Steiner, egli ci presenta cinque punti di vista per considerare le caratteristiche che denotano l'identità europea. Alcune potremmo dire così abbastanza eccentriche, altre forse più seriamente significative. La prima di queste è l'Europa considerata come un caffè, affollata di persone e di parole. Sostiene Steiner che i caffè rappresentano metaforicamente e come anche luogo reale ciò che riassume l'identità europea, il significato della stessa storia d'Europa. Caffè, osserva Steiner, vi sono a Lisbona, Roma, Madrid, Parigi, Berlino, Milano, e meno nei paesi nordici, meno procedendo verso Oriente, e quindi può essere un utile, diciamo così, bussola per capire dove è Europa e dove lo è meno. Secondo punto di vista di Steiner è quello per cui si può considerare l'Europa come uno spazio adeguato a chi ama camminare, ai passeggiatori. La geografia, secondo Steiner, aiuta le persone, gli uomini e le donne, a vivere e a comunicare, mentre altre sono le situazioni che denotano parti differenti del mondo. Quindi, da un lato abbiamo la comunicazione verbale nel caffè, dall'altra questa comunicazione fisica, il movimento all'interno del territorio europeo. Il terzo punto di vista riguarda la storia. Osserva Steiner, l'Europa è il luogo in cui le persone attribuiscono nomi alle strade e alle piazze a partire da quelli che sono stati i eminenti artisti, scienziati, politici, scrittori. La storia, in altri termini, è ovunque rilevante, in qualunque angolo della città, è rilevante per le persone in Europa. Differente, come probabilmente alcuni di voi sapranno, la situazione negli Stati Uniti, dove le strade hanno numeri. Quarto punto di vista, più celebre forse,
l'idea per cui l'Europa altro non sia che la creatura di Atene e Gerusalemme, laddove Atene e Gerusalemme rappresentano rispettivamente la ragione e la fede. Quindi l'Europa come crogiolo all'interno del quale fede e ragione hanno trovato una particolare dimensione, un particolare equilibrio. I risultati, assai differenti tra di loro, generati da questa fusione di ragione e fede, sono stati la democrazia, la secolarizzazione, la spiritualità e anche il fanatismo. Infine, l'ultimo punto di vista che ci permette di riflettere sull'identità europea riguarda la originale, senz'altro, affermazione di Steiner, secondo cui l'Europa ha la caratteristica di essere consapevole di dover un giorno scomparire, morire. Se volete, se preferite, trasformarsi. Questa consapevolezza, secondo Steiner, le appartiene da sempre. La consapevolezza secondo cui, dopo l'apogeo, arriva la fine. E questo pessimismo di George Steiner dipende soprattutto dal fatto che, ricordavo prima le sue origini ebraiche, dipende soprattutto dalla sua riflessione sulla recente storia europea, sulle due guerre mondiali, soprattutto sulla Shoah e oggigiorno sul processo di globalizzazione che secondo lui realizza una sorta di omologazione culturale che porterebbe appunto l'Europa ad omologarsi alle altre parti del mondo e a scomparire come identità a sé stante. Cosa possiamo commentare rispetto a queste idee di Steiner? Prima di esprimere un commento finale comparando le posizioni di Beck e di Steiner insieme, possiamo chiederci se questo suo pessimismo finale sia giustificato innanzitutto, e potremmo anche dissentire da questo suo pessimismo osservando come l'Europa altro non sia oggigiorno che l'unico progetto democratico e cosmopolitico che è ancora in fieri di divenire nel mondo e che, per quanto stia affrontando difficoltà, possa non di meno dare soddisfazione, dare dei risultati. Per ciò che riguarda il problema dell'omologazione dipendente dalla globalizzazione, potremmo osservare d'altro canto che la cultura alta è sempre stata patrimonio di poche persone e che l'omologazione alla quale Steiner fa riferimento riguarda semmai una certa parte della popolazione europea, laddove quell'identità che serve all'Europa per distinguersi dal resto delle realtà mondiali verrebbe comunque tenuta in vita da queste elite che sono sì una minoranza, ma per ribaltare la visione pessimista di Steiner sono una minoranza che è quantitativamente maggiore rispetto alla minoranza del passato. Appuntiamoci queste idee che poi commenteremo insieme alla fine. Passiamo adesso a considerare la posizione assai più articolata e meno impressionistica di un sociologo della fama di Ulrich Beck. Altro contesto culturale di riferimento, altra è anche la generazione che appartiene. Beck è tuttavia pessimista tanto quanto Steiner, potremmo dire così. Alcune osservazioni sono osservazioni che tutti noi condividiamo, ovvero ad esempio la crisi europea non è soltanto una crisi economica, ma è una crisi della società e della politica, osserva Beck. E una crisi della società che si trova contro quella che lui definisce, e tra poco vedremo perché la definisce così, Europa tedesca. Quello che suggerisce Beck è ovviamente di rivitalizzare la società. Occorre che la società europea venga rivitalizzata
al fine di non subire questa dominazione, questo dominio culturale e politico da parte della Germania. Il problema, secondo me, è chiaro. Gli stati stanno aiutando le banche invece delle persone comuni e delle giovani generazioni. E secondo Beck questo si manifesta in un panorama che è contraddistinto da tre fratture. La prima frattura è quella tra stati debitori e stati creditori. La seconda frattura è quella tra stati dell'Unione Europea con o senza unità monetaria dell'euro. E infine la terza frattura, quella più forse appariscente, è quella tra le decisioni degli stati e le proteste dei popoli, dei cittadini all'interno dei singoli stati. E in altri termini, quella che potremmo dire un'Europa top-down, decisa dall'alto, contro un'Europa bottom-up, ovvero generata dalle istanze e dalle aspirazioni della popolazione. Il paradosso, secondo Beck, è abbastanza appariscente. Quel socialismo di Stato che per tanti anni è stato sul banco degli imputati e che in qualche modo è declinato con l'inclusione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, sembra ora applicato, appunto paradossalmente, per aiutare le banche invece che le persone indigenti, laddove invece il laissez-faire viene dispiegato in tutta la sua potenza nei confronti della classe media e della popolazione più povera. A questo riguardo può essere interessante chiedersi se questa situazione sia il risultato surrettizio della progressiva affermazione su scala planetaria dell'economia cinese. Ma anche questo lo lasciamo alla fine e lo lasciamo alle eventuali vostre sollecitazioni. Questo problema, il problema della crisi della società e della politica europea, è visto da Ulrich Beck attraverso le lenti della sua Risk Society, ovvero la sua teoria della società del rischio. Società del rischio che, secondo lui, connoterebbe il processo di globalizzazione. Fin qui tutto chiaro? Vedo movimenti di teste che sembra esprimano, insomma, problemi. Non è stato chiaro fin qui? La globalizzazione, secondo Beck, in questo vedete come il problema europeo venga da lui declinato all'interno del più generale contesto globale e del più generale processo, appunto, di globalizzazione, crea dei rischi che sono imprevedibili per chiunque. Rischi quali l'inquinamento, il terrorismo internazionale, la radioattività, la disoccupazione. Questa connessione, questa intensificazione delle relazioni umane che caratterizza la globalizzazione porta a generare situazioni di rischio in chiunque, a prescindere dalla responsabilità che questo chiunque ha verso questi problemi che si trova ad affrontare. Potremmo definire con una sorta di estrema sintesi questa società del rischio di Beck come la società del potrebbe. Potrebbe capitare che, e la fantasia non può cogliere quello che potrebbe capitare, perché è appunto imprevedibile.
Non di meno, secondo Beck, questa società del rischio, proprio per queste caratteristiche di imprevedibilità e di pericolo costante, genera una sorta di senso di comunità, genera una quantomeno potenziale spirito di solidarietà, come vedremo poi alla fine lui lo declina. L'Europa, per altro verso, nonostante questa crisi economica, sociale e politica, è, secondo Beck, un successo. Al bando i luoghi comuni che portano a vedere l'Europa come un unico grande fallimento, secondo Beck molti sono stati i risultati raggiunti, che sono tuttavia sottovalutati dalle persone, da noi stessi, perché sono considerati come ovvi, ma ovvi poi tanto non sono. Basterebbe insomma riflettere su quella che era la condizione alla fine della Seconda Guerra Mondiale e rileggere un po' gli anni del Novecento successivi al 45 per capire come in realtà il punto al quale siamo giunti non sia stato così semplice da raggiungere. Ora, secondo Beck, noi abbiamo delle attese che sono molto lontane dalla realtà, appunto in questo non accontentarci di ciò che la realtà già generosamente ci offre, cerchiamo qualcosa che è forse eccessivamente ambizioso. Questa però tensione verso aspettative così elevate produce, secondo Beck, un altro aspetto positivo, ovvero una sorta di tensione alla mobilità sociale, una sorta di tensione al miglioramento delle condizioni di vita che in una situazione di crisi dell'economia, della società e della politica, come evidente, produce degli effetti anche psicologici non secondari. Il problema che, sottolinea Beck, ognuno conosce è la mancanza di una politica comune europea e in particolare di un'economia politica, di una politica economica, scusate, comune europea. È quello che occorrerebbe per risolvere all'interno di questo processo di globalizzazione i problemi che si trova ad affrontare l'Unione Europea. E a questo riguardo l'attenzione di Beck si sposta sul problema spesso evocato dell'uscita o meno dall'Unione Europea, dell'uscita o meno dall'utilizzo dell'euro, osservando come appunto alcuni economisti parlino di questo come di qualcosa realmente possibile. Secondo Beck ciò è impossibile invece, ed è impossibile per almeno quattro buone ragioni. La prima ragione è che in questo meccanismo che dovrebbe portare gli stati europei ad uscire dall'Unione Europea non ci sono delle regole esplicite. L'unica cosa che si può dire è che un paese possa uscire dall'Unione Europea, una volta entratovi, solo quando la sua popolazione lo desideri. Altro fatto da considerare, secondo Beck, è che per ciascuno Stato tornare indietro alla precedente unità di misura monetaria significherebbe una quantità ingenti di debiti, sia per le banche sia per gli stati nel mondo. Insomma, non sarebbe semplicemente una questione privata, noi decidiamo di uscire. Pressioni da più parti genererebbero una, come possiamo dire, un sentimento di pericolo condiviso rispetto ad una decisione che spesso ci viene presentata come dipendente soltanto da una realtà politica. In terzo luogo, secondo Beck, uscire dall'euro non significa assolutamente uscire dall'Unione Europea. Quindi, come dire,
Il problema non è che lo si tagli la radice, e nel momento in cui si è all'interno dell'Unione Europea, l'Unione Europea è costretta ad aiutare i paesi in bisogno, che hanno bisogno, in necessità, che fanno parte dell'Unione Europea. Infine, il quarto punto, che fa un po' il paio col secondo, uscire dall'Unione Europea significherebbe problemi non soltanto per chi esce, ma per tutti gli altri paesi europei che si trovano un po' come una grande famiglia ad aver accolto il paese in questione. Per risolvere tutti questi problemi, quindi, non occorre pensare a uscite dall'Unione Europea, uscite dall'euro. Occorre, secondo Beck, una nuova visione politica e non meramente una nuova visione economica. Questa nuova visione politica dovrebbe essere capace di cambiare le regole della convivenza e di generare, modellare nuove realtà sociali e istituzionali grazie alle quali sviluppare questa convivenza. Secondo me, invece, noi ci troviamo continuamente di fronte a delle visioni sorpassate, ci troviamo ad affrontare problemi nuovi con categorie vecchie, e questo è il motivo per cui, secondo Beck, può essere assai difficile risolvere questi problemi nuovi. In altri termini, queste categorie vecchie potremmo riassumerle, secondo Beck, nelle visioni politiche di carattere nazionale, le visioni politiche che scaturiscono dagli Stati-nazioni e che si contrappongono, queste dovrebbero essere le nuove categorie, alle visioni politiche europee, con una maggiore ampiezza di respiro e una maggiore capacità di risolvere alcuni problemi che ci troviamo di fronte. In altri termini, si contrappone, secondo Beck, una dimensione di politiche pubbliche domestiche nazionali ad una dimensione di politiche pubbliche internazionali, le uniche che possono iniziare ad aiutare a risolvere i problemi legati anche alla globalizzazione. Quindi il reale problema, questo l'abbiamo capito, non è quello legato veramente alla crisi economica, è legato ad una dimensione culturale. In altri termini, e in maniera anche abbastanza drammatica, Beck sembra dirci che l'Europa rischia di perdere i valori europei che ne denotano l'identità e che con tanta fatica ha costruito attraverso i secoli. E i principali valori europei che ne sono propri sono, secondo Beck, la democrazia, la libertà, la tolleranza e l'apertura al mondo, questo spirito cosmopolitico che caratterizzò in particolare, ma non solo, il comunismo. Quindi cosa fare per non perdere questi valori anche a causa del processo di globalizzazione? Occorre un nuovo strumento, occorre qualcosa che potremmo definire una sorta di escamotage politico, che dia risposta alle tre questioni che ho indicato, che formula Beck. Può l'Europa diventare veramente solidale al suo interno e all'esterno di essa? Detto in altri termini, dovrebbe l'Europa diventare solidale come un dovere morale, o in maniera ancora più esplicita, l'Europa, per risolvere i problemi che si trova ad affrontare,
ha bisogno di essere solidale. E per poter dare risposta a queste domande, Beck utilizza la sua teoria della società del rischio. Secondo questa teoria, in un mondo globalizzato, tutti i rischi sono inimmaginabili, imprevedibili, come detto prima, e globali. Sia per la natura, loro, per le cause, sia per ciò che riguarda le conseguenze che questi rischi generano. E sono le seguenti tre possibili visioni della attuale situazione, secondo me. In primo luogo, una prospettiva secondo la quale la fine dell'euro potrebbe generare la fine dell'Europa. Ci abbiamo detto che ci sono differenze tra l'appartenere all'euro e l'appartenere all'Unione Europea, però suggerisce Beck non è il caso, insomma, di negare questa eventualità. In secondo luogo, la seconda visione consiste nel considerare che tutti i rischi non sono controllabili, ma questa incontrollabilità è, secondo Beck, homemade. È la stessa Europa che è responsabile di questo problema di incapacità di controllare i rischi che lei stessa genera a causa di quello che abbiamo detto prima, della assenza di una prospettiva politica di fronte a politiche pubbliche economiche. In altri termini, si tratta di trovarsi di fronte, come spesso viene sottolineato quando si menziona la necessità dell'esistenza di una Costituzione europea, di un reale Parlamento e governo europeo, si tratta di essere di fronte ad una politica senza delle politiche economiche e finanziarie adeguate. E la terza visione che indica Beck riguarda il rischio dell'Europa che il rischio che la caduta dell'Europa possa, per altro verso, generare una sorta di coraggio nell'azione. Quindi, diciamo pure che rispetto alla visione precedente di Steiner, è questo un pessimismo temperato. Nonostante i problemi che vi sono, Beck sembra lasciare aperta una sorta di porta che ci permette di risolvere, attraverso questo coraggio nell'azione, i problemi che stiamo affrontando. Due sono le direzioni, le semplici direzioni che secondo Beck possiamo intraprendere. Una direzione verso una società con più democrazia o con meno democrazia. Non c'è una terza via. A partire dallo stato attuale, di fronte ai problemi che ci attanagliano, possiamo decidere di affrontarli e di cercare di risolverli con un'iniezione di democrazia o con una perdita di democrazia. Quale direzione l'Europa sceglierà? E ovviamente, secondo Beck e secondo la sua società, teoria della società del rischio, qualcosa di imprevedibile. Stiamo noi in Europa affrontando quattro aree di tensione. Quattro aree di tensione. La prima area di tensione è una ricerca di
maggiore Europa, in un senso, che si contrappone ad una ricerca di maggiore identità, maggiore importanza delle, degli stati nazione e delle loro politiche pubbliche. La seconda area di tensione riguarda, secondo Beck, ciò che è negato dalle leggi nazionali rispetto a ciò che è imposto dalla necessità europea. Questa contrapposizione che quotidianamente, potrei dire, noi ci troviamo ad in maniera implicita o esplicita ad essere spettatori anche in televisione nei vari dibattiti pubblici tra le leggi nazionali e le leggi europee, è riassunta da Beck in questa area di tensione. La terza area di tensione, che riguarda più direttamente la sua teoria del rischio e il processo di globalizzazione, riguarda la grande differenza esistente, secondo Beck, tra la minaccia di guerra, che rappresenta un nemico identificabile che ha sempre, secondo lui, contraddistinto la storia dell'umanità, rispetto alla minaccia del rischio che caratterizza invece l'attuale società globale e che è rappresentata da un nemico che è non identificabile. Quando parliamo di inquinamento piuttosto che di problemi legati alle centrali nucleari, alla loro esplosione, piuttosto che di disoccupazione, e beh, le cause sono tante, i responsabili sono tanti, e però questo nemico, il problema che viene a sorgere, è qualcosa, secondo Beck, di non chiaramente identificabile e soprattutto di non facilmente prevenibile. E infine la quarta area di tensione, che distingue un po' questo nostro generale panorama, è la contrapposizione tra il capitalismo che si sta dispiegando su scala globale rispetto alle politiche pubbliche nazionali. E questo, se volete, è forse l'aspetto più consueto di caratterizzazione della contemporaneità. Secondo Beck, quindi, paradossalmente, anche in questo caso, noi ci troviamo ad avere come veri rivoluzionari, quello che li chiama gli architetti d'Europa, nel Presidente della Commissione Europea, il Presidente del Parlamento Europeo e il Presidente della Banca Centrale Europea. E non sia di questo una provocazione, soprattutto da parte di un autore come Beck, che è di formazione marxista. Secondo Beck, nonostante gli errori che queste autorità possono commettere, e esse offrono l'unica prospettiva, l'unica strada per poter risolvere i problemi che ci troviamo ad affrontare, laddove invece i veri nemici dell'Europa, e quindi i veri nemici del popolo europeo, per i problemi che non permette di risolvere, sono gli ortodossi politici nazionali. Il conflitto quindi tra Europa e stati nazionali presentati come difensori degli interessi della popolazione, è un inganno, secondo Beck. Non è assolutamente vero. Perché l'unica soluzione possibile per risolvere i problemi europei e nel contempo i problemi che la globalizzazione pone all'Europa sono legati alla prospettiva
europea. Quindi le tre fratture che abbiamo già menzionato prima, quella tra stati debitori e stati creditori, quella tra stati dell'Unione Europea con o senza euro e quella tra decisioni degli stati, nazione e proteste delle persone, sembrano andare insieme verso un'unica direzione, l'Europa tedesca. Che cos'è questa Europa tedesca e soprattutto chi ha deciso di andare verso questa Europa tedesca? Beck questo ce lo spiega in maniera abbastanza netta. Innanzitutto va considerato che dal punto di vista dell'azione politica il grande Machiavelli della situazione è la signora dottoressa Angela Merkel, il cui principale, la cui principale caratteristica secondo me è il non agire, il cui principale fine è il vincere le elezioni nazionali e la cui principale strategia è rifiutare le proteste, una sorta di difensore di uno status quo che vede la Germania ovviamente in vantaggio rispetto agli altri. In questo modo, secondo Beck, il primo ministro tedesco collega il potere nazionale del proprio paese con la capacità di costruire un'Europa particolare, perché è appunto l'Europa tedesca. Il dovere che si pone come prioritario Merkel è, secondo Beck, questa politica del risparmio, questa politica dell'austerità che sta condizionando un po' tutti i paesi europei. La via attraverso cui perseguire questa politica dell'austerità e costruire questa particolare Europa è l'indebolimento delle regole democratiche. Quello che però, secondo Beck, deve essere ben chiaro è che questa Europa tedesca non è il risultato di una strategia pianificata, non è che la Merkel con i suoi ministri si sia trovata in qualche luogo segreto della Germania per decidere di creare un'Europa che fosse fatta a questa stregua. L'Europa tedesca è, secondo Beck, e secondo, ricordatevi, la sua teoria della società del rischio, l'imprevedibile e non voluto risultato della società del rischio, di questa società che è generata dalla globalizzazione. Quello che noi potremmo così, en passant, osservare è che probabilmente Beck sottovaluta le premesse della creazione dell'euro, laddove tutto, quasi tutto fu pianificato e organizzato in relazione all'economia tedesca. Ma anche questo lo lasciamo alle eventuali finali vostre sollecitazioni. In questo modo, osserva Beck, la Germania diventa la guida d'Europa. Diventa la guida d'Europa e riesce finalmente ad abbandonare, diciamo così, una triste eredità che le veniva dalla Seconda Guerra Mondiale, dall'essere uno Stato spesso additato come Stato razzista, può finalmente elevarsi, grazie anche a questo predominio economico e politico, una sorta di guida morale dell'Europa che dice agli altri stati cosa occorra fare affinché l'Europa venga finalmente realizzata. E quindi un'Europa tedesca, quella che si viene costruendo, che significa allo stesso modo una europeizzazione della Germania. E questo, senz'altro, per ciò che riguarda la Germania, non è un problema. Il problema, semmai, osserva Beck, è
per gli altri paesi appartenenti all'Unione Europea. La parola chiave Europa tedesca dichiara quindi, secondo Beck, ed è questo il motivo per cui lui la propone come idea di Europa che ha trovato una sua realtà, dichiara esplicitamente una nuova situazione di potere. L'Europa tedesca significa infatti una dimensione gerarchica di potere, dimensione gerarchica all'apice della quale si trova appunto la politica tedesca. E in questo modo però la solidarietà, quella solidarietà che prima Beck andava cercando con una serie di domande per sapere se dovesse appartenere all'identità europea o se dovesse essere una via attraverso cui fosse possibile per l'Europa risolvere determinati problemi, rischia, dicevamo, questa solidarietà di essere sostituita da una forma di neocolonialismo in cui lo Stato colonizzatore altro non è che la Germania stessa. Ed ecco qui apparire quello che è l'escamotage di Beck, ovvero, richiamando implicitamente alcuni grandi teorici politici del passato, afferma come per non perdere questa solidarietà, anzi per alimentarla, per generarla, occorra un nuovo contratto sociale. E per poter ragionare in termini di nuovo contratto sociale, così come tutte le teorie giusnaturaliste fanno, occorre un punto di vista che sia quello dell'individuo, non quello delle corporazioni, delle associazioni e tantomeno degli stati. Dobbiamo ragionare in termini di diritti individuali e a partire da questi diritti individuali, a partire dalle istanze degli individui, dobbiamo cercare di immaginare e di realizzare questo nuovo contratto sociale. Un nuovo contratto sociale che deve interessare, in particolar modo, ovviamente, le giovani generazioni, le quali si trovano a sperimentare, a esperire la società europea come una società in cui regna una doppia sovranità, la sovranità nazionale e la sovranità europea, con tutte le contraddizioni che da ciò ne derivano. Una prima contraddizione è ad esempio quella per cui le giovani generazioni sentono le istituzioni europee molto lontane, qualcosa di artefatto. Afferma Beck con una metafora abbastanza pregnante come la casa astratta delle istituzioni abbia le proprie stanze deserte, disabitate. E questo perché in particolar modo i giovani individui, i giovani cittadini che vivono in Europa non vogliono entrare in queste stanze, non vogliono entrare in questa casa. Questo contratto sociale, questo nuovo contratto sociale dovrebbe essere anche l'artefice di una rinascita in questo senso, di una possibilità per le giovani generazioni di avvicinarsi alle istituzioni europee e di abitare e animare queste stanze. In particolar modo gli individui e le giovani generazioni percepiscono questa politica del risparmio di cui sembra essere in particolare promotrice la Germania di Angela Merkel una grande ingiustizia. E questa ingiustizia è tanto più grande quanto si va a ripercuotere su una popolazione europea che è composta in realtà da individui che non trovano un collante tra di loro, da individui che risultano essere, secondo Beck, degli atomi senza un significativo coordinamento.
Questo nuovo contratto sociale dovrebbe quindi, secondo l'autore, permettere di costruire un'Europa socialdemocratica, un'Europa che permetta di generare quel senso di solidarietà a cui prima facevamo riferimento e che permetta di generare un popolo europeo, non semplicemente una somma di individui irrelati all'interno del territorio europeo. Come quindi, si chiede Beck, è possibile per i cittadini che trovano la loro identità soprattutto in quella nazionale diventare sovrani europei? Come possono i cittadini delle singole nazioni divenire sovrani europei? Attraverso, secondo Beck, i movimenti sociali, come ad esempio la Primavera Araba, il movimento Occupy Wall Street e via dicendo. Sono movimenti che risultano non essere altro che fenomeni sociali, espressione di una società del rischio, quindi fenomeni sociali imprevedibili. Nessuno si aspettava che scoppiasse la Primavera Araba, per quanto poi i risultati siano stati quelli che sono stati, o che si manifestasse il movimento Occupy Wall Street. Questi sono alcuni fenomeni sociali che la società del rischio genera e altri ne potrà generare, magari, spera Beck, con migliori risultati finali. È qualcosa che però egli indica, ad esempio, dell'imprevedibilità che contraddistingue questa società del rischio propria della globalizzazione. Gli scienziati politici, i sociologi e soprattutto, secondo me, gli economisti, spesso sottovalutano the power of the powerless, il potere del senza potere. Il problema è che di fronte alla crisi di legittimità che contraddistingue un po' tutte le realtà sociali su scala globale, questo tipo di potere, il potere del senza potere, il potere dei protagonisti della Primavera Araba, il potere dei giovani che hanno animato il movimento Occupy Wall Street, può facilmente sorgere e cambiare le regole politiche. E anche, secondo Beck, se alcuni movimenti sembrano alla fine aver fallito quella che era la loro più alta ambizione, più alto obiettivo politico, in realtà solo il loro sorgere, solo il loro essersi manifestati ha portato in maniera magari poco evidente al cambiamento di determinate regole e, se volete, di determinate regole politiche e, se volete, al cambiamento di determinate prospettive sociali che agevoleranno ulteriormente in futuro il sorgere di questi movimenti e il mutamento più significativo di queste regole politiche. Non di meno, finora, conclude polemicamente Beck, noi possiamo vedere soltanto l'affermazione di un'Europa tedesca ed è di fronte a questa che dobbiamo porci determinate domande e dobbiamo trovare definite risposte. Quali dunque le considerazioni che possiamo esprimere intorno a questa riflessione di Beck? Innanzitutto Beck parla di cambiare la politica, ma e di cambiare le categorie della politica, ma come forse è risultato evidente un po' a tutti, e di continuare a usare vecchie categorie. Abbiamo sentito Europa sociale democratica, abbiamo sentito addirittura contratto sociale,
parla di movimenti sociali, e quindi dove sarebbero queste nuove categorie? Forse nella società del rischio, non si sa. In secondo luogo, un'altra osservazione, un'altra critica che mi si può rivolgere è che la sua posizione sembra esagerare questi risultati imprevedibili e inaspettati che genererebbe la globalizzazione, laddove credo che voi siate tutti, o soprattutto del corso di laurea in storia, nella storia noi abbiamo visto tanti avvenimenti che erano imprevedibili e imprevisti, senza che si parlasse ancora di globalizzazione. In terzo luogo, potremmo dire che la contrapposizione che Beck individua tra nemico identificabile nel passato, identificabile nella società del passato, e il nemico non identificabile che contraddistinguerebbe la società del rischio, sembra un po' una forzatura, nel senso che noi possiamo affermare che la globalizzazione, in quanto fenomeno storico, non faccia altro che seguire le stesse regole del passato, e che probabilmente l'unico aspetto che la contraddistingue è semplicemente una maggiore rapidità nella manifestazione di determinate connessioni, di determinate conseguenze. Come ho detto prima, potremmo dire che la globalizzazione altro non è che la storia dell'umanità, una storia contraddistinta dalla sua origine da una progressiva intensificazione delle relazioni umane, e che oggi ha ovviamente delle inedite possibilità attraverso gli strumenti informatici, attraverso gli strumenti di comunicazione tra i vari stati e nazione, e via dicendo. Concludiamo quindi questa panoramica, che spero sia risultata utile, ponendo a confronto diciamo così, il pessimismo di George Steiner con quello di Ulrich Beck. Cosa contraddistingue? Il denominatore comune che le due idee di Europa sembrano avere. Ma io direi che l'Europa sembra emergere sia dall'uno che dall'altro autore, pur nelle tante differenze, come Europa del dialogo. L'Europa individua la sua identità, secondo questi due autori, cercando un denominatore comune tra questi due autori, nella capacità di dialogare, di realizzare un dialogo tra i popoli. E peraltro il processo di unificazione europea altro non è che questo: risolvere un perenne conflitto tra stati, tra identità nazionali, in una costruzione istituzionale che permetta di porre fine a questa guerra senza fine. Perdere dunque questa capacità di dialogo sia all'interno dei confini europei, sia nei riguardi delle popolazioni che sono intorno a noi, significherebbe perdere la principale caratteristica di questa identità europea che i due autori, in maniera così diversa ma così significativa, sembra abbiano voluto indicare. Grazie. A questo punto, visto che io sono stato preciso con un orologio tipo in un'ora, ci rimane una mezz'ora in cui porre domande, questioni, alle quali purtroppo Beck non potrà dare risposta perché non è più presente,
proverò io a fare il suo portavoce. Prego, sono per il piacere. Io ne faccio direttamente tre. Speriamo che tutti, non facciamo tutti così perché altrimenti facciamo male. No, sono per... Allora, la prima è se... allora, intanto la ringrazio perché per interessi personali seguo Beck come autore e per pur non condividendo molte delle cose che dice, in realtà penso che abbia degli stimoli molto interessanti. Poi mi rivolgo direttamente alle domande e scrivo quello che penso io contro lui. Non si potrebbe individuare però un nesso anche nella considerazione delle elite in Steiner e in Beck, anche se da punti di vista differenti, cioè da come, se ho capito bene, Steiner ripone fiducia nell'elite come unico motore che ancora potrebbero tenere in piedi il progetto europeo, mentre Beck, come dire, ripone più fiducia nell'avvento di movimenti che possono spingere l'Europa dal basso, quindi nel bottom up che dicevo prima. Però in realtà queste due letture non rischiano comunque di non affrontare il nodo della sovranità, cioè c'è sempre comunque un'elite da sfidare o un'elite in cui riporre fiducia, ma i movimenti, per quanto possono avere un ruolo molto positivo, non risolvono il problema della costruzione di un sistema democratico funzionale del progetto europeo. Quindi, questa è la prima domanda. L'altra domanda, la terza. Se può approfondire un pochino il rapporto tra Machiavelli e la Merkel, che ho trovato interessante, ma quali sarebbero i punti di, come dire, di vicinanza tra, cioè perché accostare sapete che se il principe era Germania, però è interessante secondo me perché. Se Merkel è Machiavelli, sapete che se il principe per cui lavora Machiavelli era Germania, era dopo quel concetto lì. Sì, ma lui in realtà utilizza... Perché si è Germania Europa, si diventa umana. Sì, ma utilizza riferimento a Machiavelli semplicemente in termini metaforici, come dire, l'attore politico che senza scrupoli di sorta sta agendo in questa... in questo processo, diciamo così, di unificazione europea, allo stato attuale è il primo ministro tedesco. Il più di Machiavelli usa metodologie machiavelliane, in questo senso. E in secondo luogo, per rispondere alla prima domanda, Steiner il problema proprio non se lo pone, nel senso che l'Europa sa e sta per morire, sa di e sta per morire. Di elite che gli permettono di rimanere ancora in vita per qualche decennio. I popoli assolutamente hanno un ruolo passivo perché sono soggetti del processo di globalizzazione, quindi i primi ad essere oggetto del conformismo che la globalizzazione genererebbe secondo Steiner. Nel caso di Beck la situazione forse è più complessa, nel senso che come abbiamo visto fa riferimento alle figure apicali dell'edificio europeo, Presidente della Commissione europea, Presidente del Parlamento, Presidente della Banca Centrale, e però allo stesso tempo sostiene che soltanto da una spinta proveniente dal basso, quindi soltanto attraverso la manifestazione da parte dei senza potere, che può essere percepito dalle istituzioni e quindi da queste figure apicali la direzione verso la quale procedere, ovvero questa creazione di un nuovo contratto sociale. Questo è un po' quello che mi sento di interpretare della posizione di oggi.
Altre questioni che sono rimaste poco chiare? O osservazioni, potete anche provare a polemizzare direttamente con Steiner o con Beck, intanto non vi ho ascoltato. Abbiamo una domanda riguardo al corso che ho tenuto. C'è una slide, lei parlava di Europa top down, cioè le scelte dall'alto, rivolte contro gli ingressi, contro opposizione, non diretta necessariamente, contro gli impulsi provenienti dal basso, i movimenti e così via. La mia domanda è, ma paradossalmente non sono nel momento in cui il popolo, comunque i movimenti dal basso, chiedono una revisione o comunque un indebolimento di come adesso l'Unione Europea, paradossalmente non è l'elite o comunque i movimenti dall'alto i più europeisti del popolo? Cioè, perché ad esempio quando hanno allargato nel 2004 l'Europa a est con la divisione dei vari paesi l'ex cortina di ferro, paradossalmente il popolo, comunque la gente, i movimenti dal basso, mi pare fossero completamente d'accordo. Quindi molto spesso ci deve essere per forza una decisione dell'elite, che anche se è popolare, è più europeista di quello che magari. Anche lei adesso si sta ponendo il problema di creare l'Europa. Non è che non si pone il problema di creare l'Europa, però è che si pone il problema di risolvere i problemi sociali ed economici dei cittadini europei. Allora però non è un vero europeismo, perché però loro secondo me non è europeismo, è un vero europeismo, non è europeo indipendentemente dai cittadini, perché i cittadini molto spesso pensano, se la mia domanda è, certo, ma paradossalmente nel loro non pensare ai bisogni dell'uomo di strada, sono veramente più europei di loro che invece pensano all'uomo della strada, secondo me. Sì, quello che dice Beck è che noi dovremmo andare in quella direzione europeista senza dimenticarci dei bisogni, delle istanze, delle proteste che vengono sollevate dagli uomini e dalle donne della strada. La prospettiva, il paradigma europeo, pensare in termini sovranazionali, cosa che permette a Beck di indicare appunto nel Presidente della Commissione Europea, del Parlamento Europeo e della Banca Centrale Europea come i veri architetti dell'Europa, permette di risolvere i problemi, può permettere meglio, di risolvere i problemi che si manifestano all'interno del territorio europeo a causa del processo di globalizzazione. Perché la prospettiva è quella giusta, è quella sovranazionale, sovrastatale. Il problema è che le istanze reali della popolazione siano presenti ai governanti, è un po' insomma la vecchia storia della politica. E quindi è soltanto nel momento in cui, grazie al sorgere imprevedibile di questi movimenti sociali, quali quelli che ho menzionato, che sarà possibile, secondo Beck, far presente nel miglior modo possibile agli architetti d'Europa e alle politiche nazionali quali sono gli interessi, quali deve essere la direzione da perseguire per risolvere i problemi esistenti. No, chiaro, più o meno sì, comunque molti altri dubbi, ma non faccio altre domande. Riguardo sempre a questo argomento dei bisogni della gente, della strada, in confronto al grande disegno europeo. Posto questo. Sì. Altre questioni? Le faccio una io, sì. Non prendo anche un po' di ghiaccio, ma io non sono in considerazione, pensando afferma Beck a proposito di una contrapposizione tra Europa e stati nazionali e così via, insomma, se poi per Beck c'è una riflessione dei problemi tra stati nazionali e spinte centrifughe all'interno degli stessi stati nazionali, basta pensare cosa è successo poco fa e fino in Scozia, quello che è successo l'altro ieri in Catalogna, che non lo accetta, quello che succederà inevitabilmente tra poco di peggio. Cioè anche in questo punto è tenuto in conto nelle osservazioni di Beck o no? Sì, perché qui si parla di nazioni o di stati, stati con delle istituzioni o stati formati da determinate caratteristiche linguistiche, storiche, che fanno sorgere le nazioni per lo stesso stato, per esempio la Catalogna, la Scozia, Vallone, Fiandina, parlano anche la stessa lingua, il Belgio. Sì, ma diciamo che
la lingua degli altri, vedi che questo è un periodo che è tassello di disunione europea. Sì, 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 infatti, ma lui diciamo non la considera direttamente, la considera una sorta di epifenomeno di politiche pubbliche statali sbagliate, dipendenti da questo dominio della, del ruolo della Germania e quindi di una piega storta che il processo di unificazione europea sta prendendo. Senz'altro questo è un tassello che ancor più permetterebbe di capire, insomma, di complicare il discorso che lui forma. Altro, prego. Riguardo al ruolo della Germania, cioè è abbastanza evidente che in Beck risulti uno strapotere tedesco, però date le motivazioni per cui la Germania è riuscita ad arrivare a questo potere, che in realtà se si pensa, se si pensa all'Europa, la Germania vale uno tanto quanto gli altri. Ma diciamo che non si sofferma in maniera esplicita su, su questo, comunque ciò che traspare dalle sue righe vuol dare per scontato che la Germania sia all'interno della, del contesto europeo una potenza economica e che da questo potere economico sia derivato in maniera totalmente, come ho detto, involontaria, quasi una conseguenza di una natura che nessuno ha deciso, a occupare il ruolo che sta occupando, quindi è una diretta, appunto, una diretta conseguenza della sua ricchezza del territorio, del suo potere economico, che genera senza che vi sia una politica pianificata un ruolo egemone all'interno della comunità europea. Sì? Può esserci che, allora Beck parla di società del rischio. Il fatto che si tenda sempre comunque ad affrontare problematiche nuove interne all'Europa con categorie vecchie e quindi riferibili agli altri stati nazionali, può essere più da un bisogno di far nascere, di risolvere comunque questa società del rischio derivata dalla globalizzazione, con la ricerca di una solidarietà. Le persone tendono invece a sostituire la solidarietà con il bisogno di sicurezza e quindi per questo si rifugia, cioè cercando la sicurezza al posto della solidarietà nelle altre categorie. Ma forse mi sono spiegato male io, cioè il problema delle vecchie e delle nuove categorie è un problema che io ho rivolto a Beck come analista sociale, perché parla della necessità di risolvere la situazione attuale cercando nuove forme di politica, però io mi chiedo se queste nuove forme di politica lui le possa descrivere, proporre, preconizzare utilizzando vecchie categorie politiche. Per ciò che riguarda invece la politica concreta che si svolge in Europa, non si pone tanto un problema di categorie quanto un problema di prassi, di prassi che andrebbero modificate sulla base appunto di questo non meglio definito nuovo contratto sociale che dovrebbe generare solidarietà. La sua osservazione circa il fatto che questa ricerca di solidarietà possa contrapporsi un bisogno di sicurezza, che questa ricerca di sicurezza finisca per prevalere su una ricerca di solidarietà, senz'altro qualcosa di totalmente fondato, tanto vero che ne abbiamo, insomma, sotto gli occhi diverse manifestazioni. E passa appunto la ricerca di questa sicurezza che arriva comunque a generare la tendenza che si oppone un po' all'Europa, quello di includersi all'interno del nazionalismo. Sì, sicuramente sì. C'è da dire anche che sicurezza e solidarietà potrebbero anche non essere contrapposte, nel senso che noi possiamo trovare sicurezza attraverso la solidarietà. Si tratta di generare, di trovare la via attraverso cui creare nuove forme di associazionismo, nuove forme istituzionali, se vuole, che permettano di
di garantire l'una e l'altra. E, però questo, in questo Beck non parla perché scatterebbe di prospettive utopistiche da un lato e dall'altra sarebbe contraddittorio rispetto alla sua teoria della società del rischio dove nulla è prevedibile. Quindi se vuole un po' nella prospettiva della vecchia appunto teoria marxista non possiamo parlare di come lo Stato sarà, perché lo Stato sarà nel momento in cui si manifesta. Parlarne oggi sarebbe una sorta di anacronismo rispetto a ciò che si manifesterà nel momento dovuto. Prego. Secondo Beck, Angela Merkel tenterebbe un indebolimento delle regole democratiche a livello europeo. Io ci ho pensato un attimo e sono tornato indietro nel tempo, ho pensato da una parte abbiamo però il Trattato di Lisbona che dà comunque maggiori poteri a quello che è il Parlamento europeo, maggiori poteri legislativi al Parlamento europeo, abbiamo il progetto fallito comunque della Costituzione europea e comunque penso che in Germania vi sia un forte dibattito interno, cioè che la Merkel sia ora al potere ma che vi sia un dibattito, penso a Schulz, penso al Partito Socialista tedesco. Quindi in realtà secondo me c'è una subcultura diciamo democratica europea che non potrà mai essere demolita da dei personalismi politici. Ipotesi ottimiste queste idee, no? Io la provo, questo ottimismo, però credo che sia troppo ottimista, da fronte quest'anno, che voi pensate che votare per l'atmosfera di votare, per la prima volta abbiamo potuto scegliere chi diventerà presidente della commissione, cosa che prima ce l'ha negata, scegliere un personaggio di secondo piano. Sì, sono quest'anno comunque abbiamo potuto compiere una scelta. Sono dei passaggi un po' lenti, però ci sono. Questo sicuramente. Che si ricollega un po' anche a quello che è stato già detto. All'indomani del referendum scozzese, Repubblica ha ospitato un contributo di Beck che, spero di dirlo in maniera corretta, teorizzava un po' come dire, una forma di governo metropolitano attraverso aree metropolitane che come dire, affrontassero le criticità dello Stato-Nazione in questo momento, che quindi lontano dai cittadini, una struttura, una di quelle strutture da superare, e che però potesse avere un rapporto virtuoso, rispetto, spero di dirlo bene, con l'istituzione europea. Da un lato è un pensiero, potrebbe essere un pensiero molto affascinante, dall'altro però mi chiedo se, questo non ritorno un po' magari a quello che diceva anche lui prima, cioè se non manterrebbe un... come dire, le criticità per esempio del fatto che la Banca Centrale Europea, alcune delle istituzioni europee non hanno ancora degli equilibri, hanno ancora dei limiti per quanto riguarda la legittimazione democratica. Penso per esempio all'elezione della BCE, che è un'elezione gestita all'interno degli equilibri tra le varie banche centrali, quindi ci sono ancora delle criticità di questo tipo. Quindi, come dire, affascinante l'idea di un governo metropolitano che sicuramente affronta la sfida della democrazia diretta dal basso di questi temi, però se non sia comunque ancora un po' contraddittorio, posto che potrebbe rispondere sì, ma starà ai movimenti spingere perché si possa... Contraddittorio per quale motivo? Perché lo vedo ancora un po' debole, cioè mi sembra che sia un'idea molto interessante che però non sposta gli equilibri all'interno, per esempio, della definizione del governo della BCE, che invece è ancora molto tecnocratico, da questo punto di vista. A un certo punto di vista potrei dire che questa idea di Beck non è per nulla originale, e per altro verso va a risolvere, appunto, come anche lei implicitamente aveva stato dicendo, va a risolvere dei problemi altri rispetto ai problemi che riguardano le istituzioni europee. Cioè, senz'altro creare delle realtà diciamo così regionali che garantiscono un governo locale di un certo tipo, realtà la cui circoscrizione deve essere poi funzionale al territorio, alla geografia, alla storia, alla cultura e ai problemi che occorrono risolvere e che possono essere risolti localmente, è un aspetto diciamo così di questo edificio europeo.
L'altro aspetto è senz'altro il problema della legittimazione delle istituzioni e dei ruoli appunto apicali dell'Unione Europea. Quindi per un verso diciamo così che la creazione di queste macro regioni potrebbe essere uno strumento attraverso cui risolvere i problemi dei cittadini europei localmente. Come fare in modo che i cittadini europei possano in qualche modo influire, in quanto stiamo facendo adesso, nelle politiche pubbliche che, o se preferite, nelle direttive che l'Unione Europea impone ai singoli Stati nazione, è un altro discorso, non è rilevante. Sì? Prima appunto Greca ha parlato del superare questo Stato nazionale, da superare un rafforzamento del governo centrale europeo. Però nelle scorse elezioni abbiamo visto qua come è stato proprio il non intervento per esempio della Banca Centrale a scatenare la crisi in Grecia, o in questo momento diverse diciamo tensioni che vengono dall'est, cioè per esempio dall'Asia, attraversino l'Europa in maniera completamente diversa anche in singoli Stati nazioni. E questo appunto provoca anche, diciamo adesso in questo periodo di crisi, la crisi dell'Unione Europea, visto che la Germania per esempio vive la crisi russa in maniera completamente diversa dall'Italia, o la Cina ha rapporti completamente diversi. Sì, credo che mi sono perso l'assunto iniziale. Che appunto Becker parla di un superamento degli Stati Nazioni, mentre noi nelle scorse elezioni abbiamo visto che invece in questo momento sta avendo l'esatto opposto. No, non è che parli del superamento della discriminazione, parla appunto della contrapposizione tra una prospettiva che è nazionale, localistica, domestica, e una prospettiva che è europea. Secondo me solo la prospettiva europea può permettere di portare a soluzione i problemi che la globalizzazione e la società del rischio genera, perché affrontati su una scala territoriale più ampia e con quindi maggiori strumenti politici, se vuole, anche economici. D'altro canto però la incapacità di queste istituzioni di risolvere i problemi dei cittadini europei finisce per generare una retromarcia, no? Che addirittura, come ricordava il professor Del Corno, genera dei fenomeni di localismo e che vanno a esattamente nella direzione opposta. A nessuno è stato colpito invece per quanto esposto sinteticamente, dei suggerimenti, definirei così, di George Steiner. Identità europea rappresentata da quelle cinque condizioni. Le condividete? Mi hanno stupito almeno alcuni di esse? Io voglio dire un'altra cosa dell'identità europea. Sì. Secondo me uno degli elementi fondamentali dell'identità europea, specialmente per alcuni paesi, è essere diventati nel corso del tempo paesi di ondate migratorie provenienti da altre aree del mondo, quindi è normale trovare in città come non so Bruxelles molti africani, così come non so anche Parigi oppure indiani sia a Londra che a Berlino. Perciò paradossalmente un altro simbolo dell'identità europea proviene da elementi che non sono europei almeno inizialmente, ma che lo sono diventati col tempo. Paradossalmente anche le moschee ormai in Europa, cioè il libro sui musulmani in Europa, sono hanno situato mi sembra 27-28 milioni, alcuni sono molti in Russia che sono lì da secoli, ma ormai ci sono quasi 4 milioni di musulmani in Germania, 5 in Francia, 3 nel Regno Unito, quindi sono un elemento curioso che non appartiene tradizionalmente, a parte i Balcani, comunque Albania, un elemento che non viene comunque dall'area culturale europea, è diventato col tempo, proprio con un progresso storico di stratificazione, parte dell'identità europea. Quindi quello che dicevamo un po' prima con il discorso esatto. Della capacità di dialogo, no? Infatti ci siamo più caffè, ma ci sarà anche barba. Sì, anche barba appunto è anche piuttosto che anche paradossalmente non sai, i ristoranti cinesi sembra una cosa superficiale, ma comunque
che i ristoranti etnici sono il simbolo di un'immigrazione proveniente dall'area del mondo che nulla, non ha nulla, che avranno a che fare comunque con l'Europa, ma non in maniera così forte, invece adesso se ne sono parte integrante. È una cosa superficiale, non vedete, perché voglio dire, i miei genitori, se dovevano mangiare un ristorante etnico avevano solo il cinese, mentre noi adesso abbiamo una quantità di cucine, che vuol dire che è, può essere una cosa di poco conto, invece insomma, non è una cosa di poco conto, non è insomma che adesso noi... Ma il kebab paradossalmente un altro simbolo di identità, di elemento straniero nato all'estero, perché il kebab fu ideato da un imprenditore tuo. Non vuole fare la gli italiani lo mangiavano così col tempo, attraverso la fusione che va tutto è nato un piatto di altre osservazioni? Ma ad esempio non mi ha colpito questa idea dell'identità europea legata alla consapevolezza da sempre esistente di dover un giorno scomparire. È un po' come, anche se lui non lo esplicita nel testo, questa considerazione, è un po' come se dicesse l'Unione Europea nasce un po' dalle ceneri dell'Impero Romano, e così come i fasti dell'Impero Romano erano lì a indicare quanto una realtà immensa in tutti i sensi potesse arrivare in alto e poi decadere e scomparire, allo stesso modo qualunque altro fenomeno culturale o politico si manifestasse in Europa necessariamente andrebbe incontro allo stesso destino. No? Come si dice? No, secondo me no, l'Europa, come dicevo, questa è una mia idea personale, perché ora non accetto idea, non voglio sapere, nella mia opinione personale, secondo me l'Europa così come è nata troppo sull'asse franco tra Berlino-Parigi, secondo me. Già il fatto che non abbiamo integrato la Turchia, avrei detto l'impero romano, nessuno guarda la cartina geografica, aree della romanità come la Turchia o il Nord Africa non sono state, io l'avrei integrato in Unione Europea. Perché, per esempio, la Turchia potrebbe essere benissimo accetta, mentre l'Europa così come è stata ideata, secondo me, non ripercorre nessun impero del passato, non ha nessun idea universale. Steiner parla ovviamente dell'Europa culturale, non sta parlando dell'Europa. Appunto, ma io nell'Europa culturale metto anche in parte il Nord Africa e la Turchia, perché se pensiamo che uno storico come Erodoto o una poetessa come Sartre sono nati nell'odiare la Turchia, non vedo perché non li dobbiamo ammettere. Cioè, ci sono stati come che ne fanno parte, ma anche altri paesi che ne fanno parte avrebbero il titolo di fare parte, anche se non fanno parte geograficamente della nostra Europa. Ma non ho capito allora riferimento all'asse franco. Per me l'Europa come è nata è troppo legata all'asse Berlino-Parigi, che ha imposto un proprio sistema. Deve essere istituzionale, appunto, ma così che non corrisponde a quella culturale. Esatto, secondo me, perché il Mediterraneo è troppo sottorappresentato, domina una cultura, secondo me, troppo. Ma il Nord Africa in questo momento, secondo per quanto sia stata la storia delle. Io l'accetterei subito, proprio semplice perché ha un'identità europea. Non è che ha un'identità europea, ma non aveva neanche una vera identità europea nell'Europa, l'abbiamo integrato, siamo riusciti in qualche maniera a integrarlo. Non vedo ad esempio come mai il Marocco, che è stata una colonia francese per moltissimo tempo, per certi versi aspetti culturali europei, non possa essere integrato, ma lo stesso, la stessa Tunisia, ad esempio, lui l'avrà integrato anche per permettere di svilupparsi. Di lei è stata in Tunisia, in Turchia. Sì. Turchia? Sì, la Turchia non vedo perché non l'hanno. La Turchia è condivido. Turchia sono andato. Tunisia, però, come gli altri paesi del Nord Africa, mi sembrano differenti dalla Turchia, dal punto di vista anche della sensibilità culturale. La Turchia, per quanto possano essere le polemiche che la classe politica muove, si sente europea. Se lei va da un tunisino, da un politico per chiedere se si sente europeo, io credo che dica di no. Tanto più che il problema della consapevolezza europea
non va affrontato in questo modo, pensando a ciò che dovrebbe essere europeo secondo noi. Bisogna andare a chiedere agli interessati se si sentono europei, siamo in questa posizione. Per Marocco avevo fatto domanda di adesione con Hassan II negli anni 80, perché si considerava economicamente anche per certi versi culturalmente legato all'Europa, per lui l'Europa era la Francia, comunque la cultura francese. Io queste sono le mie idee personali, poi mi sbaglierò, ma per me il Maghreb, anche perché comunque culturalmente, storicamente appartiene a un'area storica che dopo l'impero romano ha inglobato anche, penso solo all'impero spagnolo, le spedizioni, anche i rapporti che c'erano tra Algeri e il mondo, le potenze europee, secondo me potrebbe, non come la Turchia, ma potrebbe, solo questo. Fatto sì. Continuano a rimanere risolti dei piccolissimi problemi legati anche al discorso, cioè, della concezione della democrazia di certi paesi. Cioè, poi per carità, io non penso che la Turchia sia piccolamente inferiore, però è anche vero che se, cioè, settimana scorsa Slovenia ha una bellissima lezione dicendo che l'Europa è stato un progetto di allargamento anche a livello di mercati, di salvaguardi economici, così via. E quelli sicuramente potrebbero permettere un allargamento, non dico infinito, ma per quanto riguarda anche il discrimine della religione, però nel senso, secondo me c'è cioè, un progetto che si regga, come dire, non può prescindere anche da una comunità culturale, dove poi un'ultima cosa, credo con questo di poter chiudere in maniera significativa, visto che l'ora si è fatta, noi forse adesso rischiamo anche di commettere l'errore di pensare all'identità europea come un'identità statica. L'Europa oggi è questo, questo sarà l'Europa del futuro. Invece, anche accogliendo la sua osservazione, noi potremmo cercare di pensare ad un'Europa dinamica che potrebbe anche allargarsi e poi insomma, in maniera più significativa ad un processo di integrazione mondiale, insomma, di una sorta di politica globale. Per cui chiamandola più Europa, se no si ritorna all'eurocentrismo. Però se l'Europa, se l'Europa si determina, si connota per determinate, per l'adesione a determinati valori, determinate pratiche, queste pratiche vengono progressivamente estese, noi potremmo trovarci, secondo me, tra qualche secolo a chiamare Europa qualcosa che non è geograficamente ciò che noi adesso siamo. Il solito problema è come estendiamo questi valori, perché noi come valore fondante abbiamo quello della democrazia, però quando mi piace la propria è quello che abbiamo portato in maniera un po' impositiva e difficile da accettare bene. E soprattutto non si è assolutamente radicata, basta pensare a quello che succede. Però potrebbe essere che anche noi mettiamo generali. Assolutamente, si spera. Ma per quello che riguarda, giustamente non c'è mai un'idea di Europa statica, anche perché se c'è un'idea di Europa statica io ho spiegato due volte la posizione, non c'è 2000 anni come cambiare il concetto di Europa. Quali sono le idee dei confini dell'Europa? Perché a me a scuola mi ha insegnato che non esiste l'Europa fisica, esiste casomai l'Eurasia, perché se uno esempio i veri confini per un continente, comunque un'identità politica, non può prescindere anche da un'identificazione geografica. Quindi Europa, non esiste l'Europa fisica, l'Europa è un'immensa distesa. Però i geografi questo lo fanno, eh. No, però, non è che siano proprio. Però uno dice l'Ural, ma se uno va sul Fiumore e vede le due coste, non vede la differenza. Se uno va sul Mar. Io mi sta facendo il discorso dell'Europa moderna, è nata nel 1492, no? No, però è un po' prima, un po' dopo. Però l'Europa fisicamente non esiste, l'Europa fisica non esiste. Non esiste neanche l'Europa culturale, se vuole. I confini, qualunque confine che riguardi l'umana società, è sempre mobile. Quindi è proprio un discorso che conviene non affrontare neanche in partenza. Volevo solo dire, cioè, la conclusione che l'Europa comunque come la conosciamo in America Latina non è una conclusione un po' ovvia, nel senso, la solezza è ovvia, comunque le cose cambiano, che è ovvio che prima o poi l'Europa come la conosciamo noi, in qualche modo. Dice riferimento a Steiner? Sì. Ma Steiner dice qualcosa di più, non stava dicendo quello che dicevo io, sostenendo che appunto questi confini mobili potrebbero portare ad inglobare realtà di secoli che adesso noi non ci sogniamo neanche di inglobare. Lui dice che l'Europa, a causa di un processo di globalizzazione tendenzialmente omologante, finirà per sciogliersi in una
mancanza di identità che connoterà in globo stesso. Questa è una cosa secondo me forte, non è assolutamente banale e voglio sperare che non sia neanche vera. Grazie. Grazie. Grazie.